Del pubblico, un concerto così privato non vi è mai capitato. Devo dire che fa effetto anche a me, no? Perché il piano in purezza così non è una cosa che capita tutti i giorni. Giovanni Guidi, il futuro del jazz italiano mi verrebbe da dire, però in realtà trovo che questa definizione sia un po' uno stereotipo, perché io che ti conosco abbastanza bene per aver suonato con te, per aver condiviso con te anche un po' le sensazioni che hai rispetto all'altra musica, che non necessariamente jazz, so che
tu non la vedi esattamente, non vedi un futuro solo di jazz. No, a parte che sono già vecchio rispetto a molti altri che suonano jazz. E poi no, diciamo che citando un grandissimo jazzista, che è Duke Ellington, la musica si divide in due. Quella bella e quella brutta. Sì, quindi dopo io ecco per comodità, non per comodità, suono più in una scia che è quella diciamo del jazz, dell'improvvisazione più che altro, che è quello che ho sempre fatto, però sia nell'ascolto sia anche nelle collaborazioni, nei progetti che faccio, non mi pongo mai il problema che debbano essere jazz o no, anzi. Vero. Sai, un po' sono deformazioni professionali da DJ, no? Quello di categorizzare sempre tutto, però alla fine l'artista giustamente invece dalle categorie deve uscirne proprio. Io so che tu sei un appassionato anche di quello che appassiona me, per esempio, di una buona parte della musica elettronica. Prima, mentre facevi il soundcheck, parlavamo un po' di quello che ci piace ascoltare adesso. Tu facevi riferimento, non so, a John Hopkins, ma magari parlaci di qualcun altro di quelli che ti entusiasmano nell'ambito, diciamo, un po' più elettronico. Un altro di cui abbiamo parlato prima, sempre della scena inglese, poi devo dire, noi ci siamo conosciuti a Dance City, sì, e grazie a quel festival, in un paesino come Foligno, facilissimo, no? Una piccola città, praticamente tutti i maggiori esponenti della scena contemporanea ci sono. E infatti è giusto dirlo, perché quello è uno dei 3-4 festival italiani importanti. E ultimamente, come dicevo prima, mi ha particolarmente colpito James Holden. James Holden, giusto. Poi ti piace Fortet, che mettiamo spesso. Ce ne sono tantissimi. Senti, io invece, tu insomma lo sai perfettamente che a me piace molto contaminare anche così in maniera sommaria, giustapporre, diciamo, le citazioni, le culture una sopra l'altra, per cui non sfuggi neanche questa volta qua. Io ho preparato una piccola cosa per Giovanni, abbiamo trovato in rete la cappella, cioè la parte soltanto vocale di un pezzo famosissimo di Massive Attack, e una canzone tra l'altro che è anche ascoltata nuda e cruda, semplicemente con la voce, mantiene una magia pazzesca. Gli abbiamo semplicemente rimesso la batteria originale, perché così Giovanni riesce ad avere una guida ritmica e poter in qualche modo aggiungere la sua improvvisazione pianistica sotto la voce. Quindi quello che sta per succedere adesso è una sorta di live remix. I remix sono quelli che si fanno, in genere prendi l'elemento più riconoscibile di un pezzo, di una canzone, e ci costruisci un altro mondo musicale intorno. Questa cosa normalmente si fa in uno studio, in un laboratorio. Adesso qui nella suite 51 dell'Hotel Burfani di Perugia, dove avviene Casa Bertalò, lo sentirete fare dal vivo da Giovanni Guidi. Io non vi dico che pezzo è, tanto lo riconoscerete subito, inizia con una batteria molto riconoscibile, poi sentirete voci e piano che arrivano. Sei pronto? Andiamo! Thank you.
used for.